La WISP nazionale nella delegazione del coordinamento Mai più fascismi, mai più razzismi, che ha consegnato al Presidente della Repubblica una prima parte delle 300.000 firme raccolte affinché si attui pienamente la dodicesima disposizione della nostra Costituzione che interviene per lo scioglimento di qualunque formazione che si richiama al fascismo e al nazismo. Credo che sia una ennesima legittimazione, riconoscimento di tutto ciò che la WISP nella propria storia ha fatto e continuerà a fare per promuovere umanità, per promuovere solidarietà, per promuovere democrazia, così come faremo, e ne approfitto per ringraziarli tantissimo, nella giornata del 25 aprile con tantissime iniziative già in calendario dei nostri comitati territoriali, perché saranno in piazza insieme all'ANPI, nelle palestre, nelle piscine, in tutte le strade per poter promuovere attività sportiva per tutti, attività sportiva democratica e antifascista. 25 aprile 2019 è un momento particolare non solo per la WISP, per tutte le iniziative che ci saranno sul territorio nazionale, promosse dai nostri comitati territoriali, ma soprattutto per il contesto storico, politico, sociale e culturale che stiamo vivendo nel paese, in Europa e nel mondo. La WISP è sempre stata un'organizzazione che mantiene i propri valori radicati nella Costituzione italiana. Abbiamo costantemente fatto riferimento ai padri costituenti perché la nostra associazione nasce all'interno di formazioni antifasciste, soprattutto quella organizzata da Eugenio Curiel, il Fronte della Gioventù per la Libertà e l'Indipendenza. Il 25 aprile della WISP è un modo per tenere vivi i valori della memoria, i valori condivisi di questo paese e una grande organizzazione come la nostra non può sottrarsi da questo, anzi deve costantemente lanciare segnali positivi di valore, di coraggio, di speranza ai tantissimi giovani e a tutte le persone della comunità nazionale attraverso la pratica sportiva, lo sport per tutti inclusivo, lo sport che offre a tutti la possibilità di esserci, di sentirsi persona a pieno titolo e a pieno diritto.